Siamo qui proprio nel bel mezzo del torneo di Capolago, del torneo del Boston, torneo internazionale. Abbiamo il piacere di avere due non allenatori o giocatori, neanche i presidenti delle società, ma abbiamo due volontarie che senza di loro quasi 1000 persone qui resterebbero senza mangiare. Presentatevi. Katia, sono Katia. Claudio. Claudio, te ti conosco già, un passato da Bobbiatese. Esatto. Proprio. Senti, cosa vi ha spinto a venire qui a dare una mano alla società una delle più prestigiose del Boston Calcio? Il gruppo, la compagnia e il gruppo, ecco. Hai un figlio che gioca qui? Gente, non sono neanche di Bobbiate o della provincia di Varese, arrivo da Magenta, quindi di fuori proprio. Ho il fidanzato di Bobbiate che è all'interno del gruppo e quindi mi sono aggregata a loro. Senti, quanto è bello essere qui e dare una mano in queste belle manifestazioni con i bambini piccolini così, e fortunatamente avete avuto la fortuna di trovare due giornate non come quelle di maggio, per capirci. Fortunatamente sì, siamo stati fortunati per il tempo, bello, è bello vedere tutti questi giovani che fanno sport, quindi un'attività bella e anche i genitori che partecipano. E soprattutto tanta gente, tanti volontari che collaborano. Qual è la tua specialità? Perché io francamente sapevo che sapevi fare poco nulla, invece io riconosco che qualcosa ti sei inventato anche te. Sì, dai, faccio un po' di fritto. Ho fritto il pesce, un po' le patatine, quindi abbiamo dato una mano qua con gli amici. Senti, è più difficile preparare le patatine o fare un'intervista con me? È più difficile fare l'intervista, non siamo preparati, vuoi mettere? Senti, chi ti ha portato qua? Perché sapendo che non c'è nessun figlio tuo che gioca qua... Il gruppo di amici, perché ci hanno contattato tramite gente di Bobbiate, ti dicevo l'Alessandro, no, che citavo prima, Lanfranco, e conoscevano qualcuno e quindi ci hanno chiamato per dare una mano. Qual è il piatto più richiesto? Visto che ci sono anche squadre non italiane, per esempio c'è Lugano, immagino che magari loro hanno dei gusti differenti dai nostri. Cos'è? Oggi hamburger. Oggi è andata la grande hamburger, altrimenti un po' di tutto. Fritto misto. La paella, abbiamo fatto la paella per due giorni e quella è andata bene, dai. Chi è lo specialista della paella? Alessandro, che è andato a casa, il Bina, che tu conosci. L'ultima cosa è una cosa ripetibile per te, indipendentemente dal fidanzato di Bobbiate, sì, qua. Sì, cioè, sì. Se non ci fosse più il fidanzato di Bobbiate non verresti più qua? No, per la compagnia, adesso che si è formato il gruppo, no, ma il fidanzato c'è, rimane, e quindi sì, torno. Ok, vi ringraziamo e Presidente vi ringrazia perché sa benissimo che senza persone volontarie tutte queste manifestazioni non verrebbero fatte, perché sappiamo benissimo quanto siete importanti, più che i giocatori a volte, e gli arbitri e gli allenatori. Grazie. Bene, grazie. Dai. Grazie e buon lavoro, perché la giornata non è ancora finita, qui mi sa che va avanti ancora per qualche ora, giusto? Speriamo.